Come cambia la medicina di base durante l'estate? Il medico di base è quella figura professionale che ci accompagna durante tutto l'anno, ma durante le vacanze anche la medicina di base subisce qualche piccola trasformazione, soprattutto nei luoghi di villeggiatura, come spiega il dottor Giovanni Leoni, vicepresidente FNOM CEO e presidente dell'Ordine dei Medici di Venezia. Buongiorno a tutti, Giovanni Leoni, vicepresidente FNOM CEO, Federazione Nazionale Ordine Medici Chirurghi e Odontoiatri. Le vacanze si sono sempre più ridotte, come per tutti quanti gli italiani, ma in particolare per la medicina del territorio. Dipende molto la postazione, cioè la tipologia di lavoro che il medico ha. Dipende se lavora in un centro turistico, in una città o in una campagna. Dipende soprattutto se lavora in una medicina di gruppo integrata o se ancora ha un ambulatorio singolo. Se lavora in un ambiente turistico, dipende se c'è vicino a lui una postazione di medicina turistica che può sopportare tutti quanti quelli che sono gli accessi, diciamo, dei citanti, dei territori turisti che arrivano. Se uno lavora magari in una campagna, ha un tipo di lavoro più o meno omogeneo, se uno magari lavora in città, può avere un lavoro addirittura diminuito. Il problema è sempre quello di trovare i sostituti, cioè trovare dei medici, che una volta era un posto molto ambito, quello di sostituto di medico di medicina generale, adesso insomma è più difficile trovarli. Perché? Perché i giovani hanno altri tipi di attività, come le USCA o i presenti, come i centri vaccinali che sono stati riaperti in questo periodo, oppure altre scelte. Quindi è anche difficile molte volte caricare i propri assistiti su un altro collega, che era anche quello un sistema, in maniera tale da poter chiudere l'ambulatorio almeno per una settimana, 10 giorni. Sì, le cose sono molto cambiate e chiaramente in questo caso il supporto amministrativo, sia per chi lavora nelle medicine integrate, sia per chi lavora da solo e che non riesce, diciamo, ad aggregarsi magari per motivi logistici, sarebbe sicuramente importante che poi la richiesta tipica dei medici in medicina generale, dei vari sindacati, quelli di associare un supporto di tipo segreteria burocratica a tutto quello che è il tipo di lavoro attualmente in corso, che è arrivato, secondo le dichiarazioni che sono state fatte da molti colleghi, all'80% del carico burocratico rispetto a un 20% di quello che poi è ancora dedicato alla clinica, cioè a visitare il paziente, ad ascoltarlo e poi a pensare anche a una diagnosi, agli esami e al tipo di patologia di cui può essere affetto. Sì, tutto questo si inserisce naturalmente nel quadro della gobba pensionistica, perché quello che vediamo adesso è l'effetto della pletora della laurea negli anni 80, in cui tantissimi medici hanno occupato i vari posti per quanto riguarda la medicina del territorio. C'erano state delle deficit, delle carenze in quello che è il turnover in cambio, non solo per i medici ospedalieri, ma anche per quello che è il corso triennale per la formazione dei medici in medicina generale. E quindi, diciamo, continuano ad andare in pensione i medici, continuano anche a dare dimissioni a volte prima del loro tempo, perché la situazione è stata critica per quanto riguarda la loro qualità di vita personale, e fa fatica a trovare i ricambi. Poi ci sono le zone disagiate, cioè ci sono delle aree in cui fare il medico è difficile perché hai magari una grande dispersione di abitanti sul territorio, come per esempio le aree montane, ma anche le aree lagunari. Recentemente, per esempio, in provincia di Belluno, a Cortina, è stato offerto dalla ASL locale un appartamento per quanto riguarda il medico che doveva andare a fare la guardia medica, che è un altro servizio fondamentale, notturna e festiva, di cui abbiamo assolutamente carenza di medici che sono disponibili a fare questo tipo di lavoro, che è un lavoro pesante, ho fatto anch'io ai suoi tempi, la notte e i festivi, e una volta era propedeutico anche per il punteggio, la graduatoria,
per quanto riguarda la medicina generale. Sono le branche più in difficoltà perché la qualità della vita da una parte e dall'altra, diminuendo le persone che fanno questo tipo di lavoro, è calata e chi resta a fare questo lavoro ha un carico di pressione insostenibile nel lungo tempo. Quindi bisogna trovare sicuramente delle soluzioni. La prima soluzione più fattibile, più tecnica, è togliere una parte del lavoro e affidarlo a un soggetto amministrativo. È già previsto, diciamo, che dai 10.000 ci potrebbe arrivare ai 12-13.000 euro, medicina, 13.000 posti per quanto riguarda i corso di laurea in medicina e chirurgia. Però stiamo parlando del futuro, stiamo parlando di qualcosa che comunque avverrà tra 6 anni. E alla fine il ricambio per quanto riguarda generazionale, per quanto riguarda i laureati, non è mai stato un problema. È stato sempre un problema per quanto riguarda gli specialisti, perché la laurea da sola non basta. Non basta per medicina del territorio perché ci vuole il corso triennale. Non basta per la medicina ospedaliera perché ci vuole la specializzazione. Siamo rimasti fermi per motivi economici, perché gli specializzandi costavano e quindi hanno voluto fare solo 5.000 borse di studio fino all'anno scorso, fino a 2 anni fa, quando col ministro Speranza, complice anche la pandemia che ha messo in luce delle carenze del sistema che c'erano già da prima, ci sono arrivate 13-14.000, 15.000 borse di studio all'anno per colmare quello che è il fenomeno dei camici grigi, cioè il deficit di quello che è il ricambio di medici che non sono solo laureati, ma anche il titolo per fare determinate funzioni. Idem per quanto riguarda la medicina del territorio. Però la medicina del territorio soffre anche del fatto che ha avuto un'importante evoluzione dal punto di vista tecnologico, ci sono stati degli investimenti per dotare i medici di piccoli ausili più tecnologici per poter dare un'offerta migliore ai pazienti, come misurazione della pressione, misurazione della saturazione, misurazione della glicemia, misurazione della coagulazione, che molte volte si possono fare tranquillamente insieme a piccole medicazioni e medicine di gruppo integrate. Però devi dare il tempo di farlo. Perché se tu li carichi anche tutti quanti il contact tracing, tutte quante le certificazioni, tutte quante le problematiche che poi uno passa il tempo al computer per la maggior parte del suo tempo in ambulatorio, capisce bene che per un giovane questo tipo di vita non è tanto attrattiva. Se un giovane va a frequentare l'ambulatorio del medico di medicina generale, che aveva come cardine quello che era il rapporto continuativo medico-paziente, la presa in carico dei disturbi e soprattutto fare il medico, fare la diagnosi, la terapia, e vede che la sua giornata è prevalentemente il computer a fare carte, non è che sia molto attrattiva come situazione. Quindi si può, cerca fare qualcosa di differente. E tanti colleghi giovani, che sono colleghe in questo momento, perché sotto i 60 anni ormai il 52% degli iscritti al giorno di medici in Italia sono donne, e se si va sotto i 40 la percentuale sono ancora di più, cercano anche alternative all'estero. Secondo un recente sondaggio di un sindacato nazionale, il 25% dei neolaureati considera assolutamente il fatto di andare a lavorare all'estero. Perché? Perché la paga è 2-3 volte quella italiana e perché le condizioni di lavoro sono sicuramente migliori. I medici ormai sono giovani, hanno tutti quanti in inglese e quindi alla fine sono anche disposti a fare centinaia di chilometri, cambiare tipo di vita se la qualità professionale può essere migliore. Dobbiamo tornare ad avere una qualità di vita migliore per i professionisti anche in Italia. È il momento di farlo. L'estate è sempre stato un periodo, diciamo, di break, di libertà per quanto riguarda il contagio. Mi ricordo la prima estate, quella del 2021-2020, in cui si discuteva sulle discoteche aperte sì o no, poi sono state aperte e precipitosamente richiuse. Il virus nel frattempo è mutato una contagiosità dal 15 al
volte superiore a quella della variante originale di Wuhan con la Omicron 5, che ormai è arrivata al 75% di quelli che sono i casi che troviamo tamponati e diagnosticati. Vero è che per fortuna il tasso di occupazione in ospedale e in terapia intensiva si mantiene ancora basso, anche se in lenta crescita. Vero è che per i vaccinati tridosati o addirittura chi ha avuto anche il Covid prima e ha avuto la vaccinazione dopo, la malattia ha un decorso completamente diverso, vuoi per il tropismo che adesso è sulle alte vie respiratorie e non più sulle basse vie, cioè a livello dell'interfaccia alveolo capillare, che era la caratteristica della variante originale, con insufficienza respiratoria progressiva, si tramuta tutto nella stragrande maggioranza dei casi in una semplice influenza con raffreddore, con astenia, nella maggior parte dei casi dei vaccinati. In altri purtroppo questo non avviene e ci sono evoluzioni molto più pesanti. In questi giorni si assiste anche a un ritorno alla vaccinazione, da parte anche di gente che non ha fatto neanche una dose, i cosiddetti Novax, diciamo, ante litera, e questo è sicuramente positivo perché ci resi conto, tramite probabilmente il passaparola, tramite quella che è la vita e le relazioni di uno di noi, che il virus circola e come, e ti mette fuori, diciamo, da quella che è la tua attività, anche di goderti le vacanze. Delle vacanze che dovrebbero essere un momento di libertà. Però in tante situazioni, soprattutto se sono persone fragili, in famiglia, anziani, dobbiamo proteggerli, e cercando di usare le mascherine ove necessario, quando ci sono le situazioni di importante aggregazione, e pensandoci di non portarsi a casa poi la malattia e contagiare magari le persone che sono più fragili, soprattutto parlo degli oncologici, di quelli immunodepressi e degli anziani polipatologici. E poi farsi i tamponi. Tutti quanti abbiamo imparato ormai a farsi i tamponi, sono tamponi abbastanza semplici, sono ormai superficiali, hanno un'ottima affidabilità, e facciamoli perché è stimato che con tutti i positivi che ci sono ce ne potrebbero essere dal doppio al triplo, e così rendiamoci conto che ci siamo presi non solo il raffreddore o la tosse o il mal di gola in piena estate, che non siamo a novembre, siamo in piena estate, quindi c'è qualche dubbio ci deve venire. Facciamoci un tampone, un autotest, poi magari facciamo una validazione, rendiamoci conto che siamo positivi, comportiamoci di conseguenza. Non ignoriamo questi sintomi nel rispetto degli altri. E in certe situazioni ormai abbiamo imparato tutti quanti come si fa, cerchiamo di mantenere le regole di base per quanto riguarda l'igiene personale, l'uso della mascherina FFP2. Ormai il virus è talmente mutante che non sappiamo neanche quale sarà la variante di quest'autunno. Sicuramente ormai abbiamo l'85% della popolazione italiana che ha fatto almeno due dosi e il 67% che ha fatto tre dosi. Il tasso anticorpale in generale è salito. Al momento grandi drammi, per fortuna, nelle terapie intensive, negli ospedali non ce ne sono, anche se stanno lavorando lo stesso, perché comunque i pazienti Covid ci sono. Per questo autunno, a parte i nuovi vaccini, speriamo che il virus, lui stesso, segua l'evoluzione che ci hanno insegnato i virologi, come Giorgio Pallù, come Roberto Burioni, di quella che è l'evoluzione per far sopravvivere l'ospite, perché così sopravvive anche il virus stesso, cioè l'attenuazione di quello che è la virulenza e la mortalità, che erano caratteristiche insomma del virus prima maniera. La storia della virologia lo insegna, che poi c'è questo tipo di evoluzione in questi semplici organismi che hanno come loro unico scopo sopravvivere e riprodursi, a spese di un ospite. Vediamo come sarà l'evoluzione. Sicuramente sappiamo molto più, ogni anno abbiamo una conoscenza molto più elevata, e sono usciti farmaci specifici anche come Paxlovid, che può ridurre in maniera importante quella che è la moltiplicazione del virus preso nei primi giorni. Avremo nuovi vaccini e soprattutto speriamo che ci siano delle varianti sempre più simili a quella che è l'origine del coronavirus, che è il virus del raffreddore. Speriamo che ritorni alla fine delle origini.